Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Vanessa in TV su The House of Da Vinci. Allora ragazzi, vi dico già che purtroppo ho avuto un problema con un video, nel senso che il video che stavo facendo mi si è corrotto, tanto per cambiare. Allora vi spiego che cosa è successo nel frattempo, perché il problema qua è che non posso rifarlo di nuovo tutto perché è veramente lungo il pezzo e ci metterei una vita e mezza. Quindi, allora, qua praticamente dovevate guardare con l'Oculus dove avevo messo la... Diciamo il meccanismo e tirar su quella leva in base a vedete che là sopra c'è l'apertura per aprire la porta. Ecco, dovevate mettere tutti, non dovevate metterci dei tubi per far sì che si aprisse la porta. Ok, poi allora, qua praticamente era semplicemente da usare. Quella specie di timone che vedete a lato, che non è neanche un timone, vabbè, è una... Vabbè, io lo chiamo timone, ma non timone. Dovete metterlo a lato e questo oggetto qua lo trovate su di sopra, che adesso vi faccio vedere. Però appena facevate questo, si apriva naturalmente qua davanti diciamo, l'ingranaggio, e quindi ok, e qua praticamente iniziava a esserci una chiazza verde. Allora, detto questo, naturalmente io ho un'ampolla qua, prendo già la chiazza verde, perché adesso vi spiegherò. Era una cosa che avevo capito che dovevo fare e vabbè, la sto fa e l'ho fatta, perfetto. Fiala di prova riempita. Ora vi faccio vedere il perché ho riempito questa fiala. Allora, saliamo su di sopra, così vi faccio vedere tutto per bene. Allora, qua sopra è dove si è schiantato all'inizio. Pensiamo Da Vinci che sia stato a schiantarsi, poi non lo so. Allora, intanto qua abbiamo una macchina che se usiamo quello del tempo possiamo utilizzare, ma al momento, anche se non ve lo faccio vedere, è indifferente perché non abbiamo comunque l'oggetto che ci serve. Allora, prima di andare qua, vi faccio vedere qua. Se mi ci porta. Mi ci porti laggiù? Per favore, gioco, portami laggiù. Perfetto. Allora, qua praticamente dovevamo prendere. C'era una cassa qua sopra, ok? Qua tramite una brugola. Abbiamo messo praticamente questo timone qua. L'abbiamo messo qua. Abbiamo azionato il timone. Abbiamo portato qua la cassa. La cassa era rimasta là sopra. Quindi, grazie a un oggetto che abbiamo trovato dentro il timone, abbiamo aperto questa specie di gabbia. Abbiamo tirato giù questa manovella. Ed è scesa giù appunto questa fantomatica scatola. In questa scatola qua c'era un altro timone, che è quello che abbiamo usato giù di sotto per aprire praticamente la valvola, e c'era una cassetta. Questa cassetta non riuscivo ad aprirla. Poi ho notato praticamente che c'era un segno di qualcosa da metterci sopra qua, e come vedete la cassetta si è aperta ed è diventato questo oggetto qua. Ok? Allora, detto questo, qua sopra, questa specie di, possiamo dire, telescopio, mancava la lente. La lente, naturalmente, era dentro a questa scatola qua. La trovavate, vi faccio vedere dove. Adesso vabbè, non me lo zoom. Comunque, qua sulla sinistra, vedete che c'è quella cosa lì. Ecco, lì c'era praticamente la lente racchiusa. Qua, praticamente, come vedete, c'è un'altra ampolla che però non posso aprire al momento. Infatti, anche se faccio così non cambia niente. Poi qua c'è una parte di fuoco, vedete? Dovete far coincidere la lente con l'altra lente. Ok. E poi, vabbè, qua c'è, vi faccio vedere, qua c'è un'altra cassa che non ho ancora capito che cosa serva, perché non l'ho ancora utilizzata. E poi qua c'è il marchingegno, quello lì che abbiamo visto dall'altra parte che è rotto, che dovremmo poi azionare, ma manca comunque una leva, che la leva la trovate, cioè tipo la leva è questa qua, ma non ho ancora trovato l'oggetto che l'aziona. Ora, dopo che abbiamo preso la boccetta, che la boccetta era esattamente qua, ma era vuota, adesso dobbiamo esaminarla un attimo. Ok, facendo così potremo esaminarla, vediamo un po'. Perfetto. Tac. Esaminata. E ci ha dato questo oggetto qua, il fiume del serbatoio numero 3. Ok. Vediamo qua sotto. Medaglione.
Ok. Questo dove va però? Quello è un medaglione. Ok. Medaglione. Non penso che vada qua. Infatti non va qua. Qua neanche, direi, vero? No? Ok. Forse dobbiamo zoomare qua. Mettiamo qua l'oggetto, proviamo. No. No. Quindi qua da nessuna parte. Allora, qua intanto non potevate fare niente perché non potete vedere al momento niente perché non abbiamo nessun oggetto messo lì. Ok. Quindi, quello dove può andare? Aspettate, ok. Avevo trovato anche qua un... esatto. Un'altra cosa che dovevamo mettere. Eccolo qua. Infatti, stavo giusto pensando che poteva essere questo. Ok. Leva. Ok, ragazzi, qua abbiamo trovato una leva. La leva probabilmente sarà... servirà qua. Fatemi un po' vedere. Forse no, forse non me lo dà giusto, infatti. Ok, abbiamo trovato una leva. Che caspita ci facciamo con sta leva? Questa leva probabilmente va da qualche parte qua, no? No, 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 no. Una leva per cosa? Sto pensando, perché cosa potrebbe essere questa leva? Più di sotto non c'era niente che doveva chiederti una leva, se non erro. Se non erro, però. E qua neanche, almeno penso, no? Una leva. Perché abbiamo una leva? Cioè, che cosa dovremmo fare con sta leva? Fammi un attimo scendere, fammi vedere giù di sotto. Questo gioco è tosto comunque, ragazzi, veramente tosto come gioco. Ok, no. Aspetta un po'. Fammi un po' vedere qua. Sarebbe stato interessante se mi dava la leva qua da poter mettere. Ah no, aspettate, non è che magari questa leva qua va... Aspettate, girati, girati. Ok. Vai qua, girati, qua. Tipo qua. Non mi fa zoomare. No. Poteva essere un'idea. Quindi. Quindi per cui. Qua secondo me allora si potrebbe essere che un qualcosa che aziona là sopra a questi punti, perché se non posso far niente da qua, probabilmente l'apre da là sopra. Ok, però se l'apre da là sopra, allora qual è l'inghippo qua? Cioè quella leva lì da dove caspita passa? Cosa ci può servire per cosa quella leva? Non abbiamo oggetti con leve. Una leva per cosa? Voi lo sapete, ragazzi, perché cos'è questa leva? Io al momento sto cercando di capirlo. No, ho sbagliato. Penso che i tubi al piano inferiore possano custodire altri segreti. I tubi al piano inferiore? Ho sbagliato a cliccare, cavolo, ma ha aperto un affare. I tubi al piano di sotto. Piano di sotto i tubi. Non è che magari devo di nuovo guardare. No, ma è impossibile. Questi tubi? O quei tubi? Perché se sono questi tubi... Li abbiamo già guardati. Infatti.
Cioè, qua i tubi li abbiamo già guardati. Non c'era niente sui tubi. Perché li posso tirare giù? No, aspetta, voglio rimetti su, ho sbagliato, ho sbagliato, li ho rimessi giù, li ho rimessi. Vabbè, qua però in effetti potevo metterlo giù, ok. Però questo qua non posso rimetterlo giù, non posso, non me lo fa rimettere giù. C'è qualcosa che non mi quadra. Questo a parte che ha la stessa forma di quello lì, eh. L'unica cosa è che però non si apre. Qua niente. E qua niente. Perché vedete che ha la stessa forma, però non ci vorrebbe anche qua qualcosa. I tubi non c'hanno niente, sui tubi qua, ragazzi. Sto guardando, ma non vedo niente. No, non voglio guardare quello. Guarda un po' sti tubi. Non me li guarda neanche i tubi, ciaone proprio. Ok. Vabbè, abbiamo fatto 30, facciamo 31. La leva del mio inventario sembra far parte di uno dei meccanismi dei tubi. Dove? Di dove? Dove dovrebbe andarci questa leva? Cioè, un meccanismo dei tubi, ok, ma dove? Non c'è niente. Uno dei meccanismi dei tubi. Intendete questo? Ma ce l'avevamo tutti qua. C'erano tutti i meccanismi dei tubi qua. Infatti, cioè. Siamo riusciti a farli tutti, abbiamo sbloccati tutti qua. E qua, invece. Ah! Tipo così vuoi dire? Ma di qua non l'ho mica visto quella cosa di così. Oh sì. Aspettate un po'. Ma porco. Cioè, vi rendete conto? Questo gioco geniale cosa ha fatto? Aspettate. No, vai su. Ok. E quindi? Ora che sono riuscito a far tutto il giro? Non ho capito. C'è qualcosa che non mi quadra, ragazzi. Qua non dovevo far tutto dritto. Aspettavo di dover far tutto dritto, invece no, a quanto pare. Ok. Facendo però così. Ok, aspetta. Oh, e vai di là? Perché non vai di là? Perché non c'è più fare? Scusate, perché non ci vai qua? Ah, ok, adesso ci va.
Ok, qua è tutto adesso dritto. Sapete che non capisco che cosa devo fare? Forse era così. Vai a lato, perché non vai a lato? Ok. Ok. No. Scusate ragazzi, ma non è che tipo non voglio parlare. Sto cercando di capire perché non concluda. Cioè, cos'è che devo fare? Scusate. Ah, che scemo, è vero, non ho guardato. Non ho guardato questo, ma si può essere più rincoglioniti di me. Ok. Ok, quindi questo qua devo completamente girarlo. Tipo così. Ok, no. Ok. Sì, però così rimane girato completamente, no? Allora, se devo far così, allora non va bene. Aspettate. Sì, è un casino da vedere però così anche le cose. Ok, però così sì, ho capito cos'è che vuol fare. Ah, quanto è complicato girare sto cavolo di affare. Allora, ce la fai, fanno i corsi al CEPU. Ok. Quindi così è perfetto, ma la parte alta non va bene, quindi facciamo così. Così, così. Però qua non c'è più. Ah. Enigma maledetto. Che poi è una cagata, eh? Semplicemente sono io che sto facendo. Ecco appunto. Ah no, aspettate, forse ho capito il perché. Allora, devo averci l'appiglio per poter scendere. Ma visto che finora non ce l'ho avuto. In automatico non riuscivo. Ok. Perfetto. No, non va bene anche così. Allora, questo spostiamo ancora di uno. E dai. Perché purtroppo con sto cacchio di luce non vedo che caspita ci sono, perché è fatto male sta cosa qua. È abbastanza complication, sta cosa, questo enigmetto qua. Perché allora, questo vado così. Questo vado così e non c'è più niente sotto, quindi niente. Questo vado così. Sopra non c'è più niente, quindi ciccia di nuovo. Ah, aspetta, che forse no, forse un ciufolo. Devo riuscire a portare questo qua sotto, tipo qua.
non va bene. Non va bene. Però facendo così non ce ne appiglio sotto né appiglio sopra. Facendo così appiglio entrambi. Aspetta. Niente appiglio. C'ha appiglio. E non c'ha appiglio di qua però. Ma so. È pazzesco come sto incasinandomi la vita. Ok. Perfetto. Incasinati la vita con noi. Ok. Ok. No, che è un ciufolo perché sotto dovrei essere messo meglio. Di qua non ci posso andare, quindi aspetta, facciamo così. Ok. Mizzica, ragazzi, che trip mentale per poter far staffare. Mamma mia. Devi essere intrippato, eh? Io ve lo dico. Oh, finalmente. Questo? Modello di macchina volante. Ok. Qua non so perché c'è la sensazione che dovrò guardare un attimo per bene e azionare. No? Ah, ok. Pensavo di dover fare qualcosa di particolare invece. Qua? Adesso quindi posso pompare? Pompo sta ciufolo, pompo. Pensavo di dover vedere qualcosa, ma in realtà. Vediamo se qualche oggetto si unisce. Poteva aver senso farlo così. Niente. Ah, ho capito. Ho capito che cosa devo fare. Devo guardarlo al binocolo. Cioè, al binocolo, al telescopio, scusate, al binocolo. Devo guardarlo qua. Neanche al telescopio, a quella geggio lì, vabbè, comunque avete capito. Esatto. Ecco qua. Facendo così, praticamente guardando. Chissà perché immaginavo che dovevo fare qualcosa del genere. Ecco qua. No. Aspetta che questo qua forse bisogna metterlo un po' meglio, no? Beh, oddio, poteva averci senso, però così. Sì, diciamo che non so perché è messo molto a cavolo sto coso. Ok. Stiamo migliorando. Aspetta, vediamo se per caso. No. Sulla del modellino c'è una sorta di codice, sono certo che sia importante. Però attenzione ragazzi, siamo riusciti a prendere la boccetta.
Fiala di prova completa. Ok. Vai a mettere una fiala qua, un'altra. Ok. Perfetto, vediamo un po' qua. Tac. E anche questa è fatta. Questa cos'è adesso, mo? Sembra che il maestro mescola la sostanza usando una proporzione esatta di tre diversi ingredienti. Ok, manovella dorata. Manovella dorata. Non penso che vada qua, o andrà qua. No, non va qua. Perché è a X, quindi direi che... A X si è scusata più. Quindi vuol dire che non va sicuramente qua. La manovella. Quella manovella dove potrebbe andare? Forse qua? Qua lato? Forse qua addirittura? C'è già una manovella similare qua. Allora, forse giù di sotto? Non so, vediamo. Aspettate, forse qua dentro va. Qua, esatto. Tac. Ok. Adesso qua però ci sono dei simboli. Uno, due. Come li so sti simboli qua però? Ah, ho capito, fammi tutti. Mizzicao. Dal modellino. Quindi dal modellino so quali sono il codice, quello che diceva prima il codice che dovevamo vedere. Vediamo un po'. Allora, il codice... Sull'ala. Quindi potrebbe essere tranquillamente. Non ce la fa neanche più. Aspettate. Ce ne sono parecchie di queste cose qua. Sembrerebbe comunque una specie di. Allora, l'infinito col triangolo. Il quadrato con la X è l'esagono. Qua ragazzi è un po' complication, eh. Andiamo giù di sotto, ma... L'esatta combinazione devo vedere prima che simboli ci sono sotto. Però ingegnosa come cosa, lo ammetto. Beh, stiamo parlando di una Da Vinci comunque. Ok, l'infinito. Che poi l'infinito secondo me è nella seconda, non è nella prima. Ok. Potrebbe essere così tecnicamente, ma non è. Quindi proviamo questo, 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 non è. Questo, Q, no. Perché deve prendere quello che vuole lui? Non è neanche così. Allora, prendiamo questo, questo ed infinito. Tanto sono tre i numeri, non è che sono mille. Non è neanche questo. Quindi proviamo qua l'infinito. E qua mettiamoci... Non va bene anche così. Quindi prendiamo questo, mettiamo l'infinito e mettiamoci... E dai. Facciamo una scienza. Così. Così non va bene. Ma sono questi tre, non è che sono... Credo di aver già visto questi simboli da qualche parte. Sì, sono qui là. Infatti che... Avevamo prima. Qua non me li fa neanche muovere.
Sul serio, non me li fai vedere? 1 meno 3, 2. Potrei essere in grado di avviare la macchina del tempo con un liquido prodotto usando la giusta formula. Usando la giusta formula. Usando la giusta forma. Ah, ok. Sei, tre, uno. Ok. 257, 415. Magari. 318. 315, 217, 215, 416. No. Ma questa sformula qua dove caspita la trovi però? Aspettate un attimo, questa formula qua non è che si trova su di sopra. Guardando questi. Perché sono 4, 2, 4, 6, 8 e 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 8. Quindi dovrebbe essere 1, dovrebbe essere 2, 4, 8. E invece l'altro, vediamo. Ma e questo qua invece. No, no. Quindi è 2, 4, 8. 248. Ok, non so se è giusto. Proviamo a vedere un attimo. Altrimenti, se non è giusto, stacco qua, ragazzi. E poi andiamo avanti con il prossimo video. La prossima volta. Allora, 2. Allora, 4. 4, 2. Quattro, sette. Così fa 4, ok. Qua deve far 6. Vai, metti sto cavolo di. Ah, forse qua non va bene. Qua devo far 6. Quindi vuol dire che qua posso fare anche. Tecnicamente 1 nel primo. Ok. No, perché fa 7, che scemo che sono. Devo fare 2. Ok. Ma qua sotto devo fare 4. Quindi meno tecnicamente. No. Ma non va bene. Deve venire 4, 2, 8. O 8, 2, 4 anche. Potrebbe andare bene lo stesso. 8, 8, 6. Proviamo a far così. Cinque, due, tre non va bene. 4, 2, 5, forse ci siamo quasi. 5, 3, 8 neanche. 6,
4, 5, non ci siamo ancora. 4, 6, 8. 8, 6, 3. No. Cazzo, 8-6-3 fa qua. Per fare il 4 è un casino. Dovrei fare... Devo arrivare a 8 così. Ma qua è impossibile, aspettate. 8 e 6. Qua, allora, 1, 2, 3, arriva al massimo a 3. Però se arrivo qua sopra 3, là di là non ci va. Ok. Qua sono tutti... Allora, sono 3, 3, 3, 6. Aspetta, è possibile che magari qua devo mettere 6? Perché poi viene 5 al centro, però. Cioè, manca un cazzo di punto, praticamente. Esatto, facendo così però cambia. Se lo metto qua? No, perché se metto 3 qua è un casino. Ma se metto 2, ci mettessi 2 per dire. In quello laterale. Non andrebbe bene. Così forse sì. Così forse sì, però. Potrebbe essere allora 2, 6, 8. Quindi aspetta un attimo. Se facessi così. Ok, così non va bene. Però il 3 è in combinazione con l'altro. Cioè, per forza. Niente, vabbè, ragazzi, qua ci ragiono un attimino. Ci vediamo nel prossimo episodio, dove praticamente andremo avanti. Vi ringrazio ancora. House of Da Vinci qua su Vanessa in TV. Iscrivetevi, mettete un mi piace e alla prossima. Ciao belli!